ಮದಿನಿಂದ್ರಿಲಗುಂದೇವೆ ಎನ್ ಸದ್ಗುರು
Jānāti tava jananam kālo na jānāti tava samāpanam drushto maya tava mahākārah Yogeshwara Kala Kala Yogeshwara Kala Kala Keep your attention between your eyebrows, keep your eyes closed and keep your attention between your eyebrows. Slightly upturned face.
A tuo tempo, lentamente, molto lentamente, apri gli occhi. Benvenuti, benedizioni per Guru Purnima. È meraviglioso, ovunque ti trovi nel mondo. Alcuni di voi siete in Europa, in Gran Bretagna. È molto presto per voi di mattina. Quelli che sono qui negli Stati Uniti, li stiamo friggendo nel sole. Adesso li stiamo raffreddando con una bella doccia. E le donne non possono sentire. Occupatevi del suono, per favore. Una bella doccia, tutti sono freschi. Fino a poco tempo fa erano arrostiti dal sole. È tutto perfetto. Questa luna piena di luglio, fate qualcosa per il suono, pure avvicinatevi. Altrimenti il resto del mondo penserà che cosa, di cosa si lamentano gli americani.
Questa luna piena è una luna piena super dell'anno. Qui è 18.000 miglia più vicina alla Terra di tutte le altre lune piene dell'anno. Questo significa che la forza gravitazionale funziona su di te meglio di prima. Quelli di voi che hanno un ombrello, funziona anche con l'ombrello. Non ti preoccupare, sto solo scherzando. Qual è il significato? Se la Luna è più vicina, che succede? Il fatto è che oggi le correnti saranno più forti di qualsiasi momento di questi ultimi 12 anni, perché la Luna è così vicina. I fluidi di questa Terra saliranno. Se non lo sai, sono sicuro che lo sai. Qualcuno è stato illuminato lì in fondo. Le persone si sono messe qui e pensavano che sarebbe successo a loro. Che dire, è successo in fondo. Gli ultimi saranno i primi, ha detto qualcuno. Ma quelle persone si sono messe lì perché c'è un albero molto grande. Qualsiasi cosa che può salire, salirà in questa notte. È mio augurio e mia benedizione che anche tu possa elevarti. Quando l'oceano si eleva, quando milioni di tonnellate di acqua vogliono andare verso l'alto per la forza gravitazionale della Luna, credi forse che i fluidi nel tuo corpo non si eleveranno? Quando dico i fluidi, non è solo il sangue. Quasi ogni cosa in questo corpo, la meccanica di questo corpo, le varie esperienze di questo corpo vengono controllate da secrezioni prodotte da ghiandole. Quindi quando la luna è piena e così vicina, tutto questo si eleva. Se mantieni te stesso nell'atteggiamento corretto, le cose giuste si eleveranno. Questa notte, se sei arrabbiato, miseria, questo salirà. Che cosa posso farci? Non sono io, è la luna, sai. Ma se rimani in uno stato meditativo, in gioia, pace, amore, anche quello crescerà. Per questo il satsang. Affinché almeno per queste ore tu stia bene e che le cose giuste crescano in te. La vita, tutto è questo. Che tipo di cose crescono in te? Che tipo di cose raggiungono il picco in te? La tua rabbia, la tua frustrazione, il tuo risentimento, oppure la gioia, l'amore, cos'è che salirà? È tutta qui la qualità della vita umana. Tutto quello che sei è tutto quello che cresce in te. Va bene. Illuminazione vuol dire questo. Succede sempre con un bang. Coloro di voi che hanno un ombrello con la punta di metallo, vi preghiamo di chiuderlo. Quelli che hanno un ombrello con del metallo, mantenetevi giù, non importa se vi bagnate. Siete sistemati bene, siete collegati alla terra, il fulmine vi attraverserà se vi tocca, davvero. Non isolatevi dalla terra, così rimarrebbe in voi.
Qualcuno, se qualcuno è nervoso, si sposti, ma non è necessario. Un essere umano è una combinazione di diverse forme di compulsioni e consapevolezza. Compulsioni oppure istinti di sopravvivenza, istinti di riproduzione che rappresentano la sopravvivenza della specie, sopravvivenza emotiva e psicologica, finanziaria, e poi ne avete inventati altri tipi. Tutti questi messi insieme occupano tutta una vita per tantissime persone. La maggior parte degli esseri umani potrebbero non diventare mai o giungere anche solo vicini a essere consapevoli, non perché sia lontano, non perché la consapevolezza sia una cosa difficile. È semplicemente che, sebbene è l'aspetto più vitale della tua esistenza, non lo vedi. Se non sei consapevole, non lo sentirai. È come l'aria. Non la vedi. Se non sei consapevole, non sai neanche che stai respirando. Quanti esseri umani su questo pianeta, in 24 ore, almeno per 5-10 minuti, sono consapevoli di star respirando? A meno che non abbiano l'asma. A meno che non abbiano qualche difficoltà di respirazione, non se ne accorgono. Sebbene è la cosa più vitale, per 2 minuti lo smetti, te ne vai. Eppure no. La consapevolezza è ancora più vitale dell'aria che respiri. È anche sbagliato di riferirsi come una cosa, sei tu. Non è qualcosa di diverso da te. Non è il tuo corpo, non è il tuo processo di pensiero, non sono le tue emozioni, non sono le cose che hai fatto, sei tu, tu, questo qui. Siccome è la cosa più ovvia e al tempo stesso sembra elusiva, non è elusiva. È semplicemente che se guardi ad est non vedi l'ovest, se guardi all'ovest non vedi l'est. È semplice così. Siccome guardi in una dimensione diversa, il tuo tempo, le tue energie vengono investite in una direzione diversa e allora sembra che sia lontana. Ancora più persone ricevono illuminazione. Vorrei che ci fossero dei flash così verso l'alto. Arriva. Un guru sorge perché la maggior parte delle persone non vedono ciò che non solo è davanti a loro, ma anche dentro i loro occhi, non possono vederlo, semplicemente perché sono completamente investiti in una dimensione diversa. Diversi livelli di sopravvivenza, come dicevo, che vengono complicati dai processi sociali, in cui le persone sono immerse in questi processi di sopravvivenza per sempre. Ci sono, in molti modi, muoiono dalla voglia di vivere, oppure muoiono di vivere, però dovete vivere e un giorno morire. Non dovreste morire dalla voglia di vivere, ma se vi occupate sempre del processo di sopravvivenza, come sarò meglio di qualcuno, allora tutta la tua vita
passa nel processo di sopravvivenza. Ovviamente è importante, non dico che non dovresti occupartene, solo se sopravvivi tutte le altre possibilità possono sorgere. Ma la sopravvivenza non significa essere meglio di qualcuno. La sopravvivenza significa che questa vita sta bene, non ci vuole molto, credimi. È solo quando vuoi essere meglio di qualcuno, allora ci vuole tutta una vita. Quindi un guru non è qui per fornire una filosofia o per iniziare una nuova religione. Il processo spirituale significa vita e vita più profonda. Un guru è come una porta. Se guardi questa porta da una certa distanza e vuoi andare lì, l'intenzione è di attraversarla, ma dalla distanza la porta in sé sembra la destinazione. Quindi se sei lontano, il guru è la tua destinazione. Come nella maggior parte delle nazioni questo non c'è, ma in India c'è una porta dell'India, non tutti entrano da lì, non mi fraintendere, non tutti coloro che vanno in India l'attraversano, è un monumento, una grande porta. Se fosse l'unico ingresso, se volessi andare in India, guarderei quell'ingresso come una destinazione. In quel senso, il guru è una destinazione. Non si tratta che sia lontano fisicamente. Non è distanza in termini di chilometri o di miglia. Si tratta di essere investiti in qualcosa, allora sei lontano. Investito nel tuo mondo di sogni, di mondi psicologici, emotivi, allora il lavoro del guru serve a portarti nel mondo del creatore, perché hai iniziato a creare il tuo mondo. Hai iniziato a creare il tuo mondo nella tua mente e hai cominciato a vivere lì. Il lavoro del guru è di portarti a creare, o se non lo capisci, il mondo del creatore di Dio. Quindi cosa dovrei fare per arrivare nel mondo del creatore? Non devi fare niente, ci sei già. Devi solo sistemarti un po', devi imparare a respirare con consapevolezza. Il tuo cuore dovrebbe battere consapevolmente. Ogni pulsazione nel corpo deve avvenire consapevolmente e soprattutto la consapevolezza, che è la fonte di chi sei, dovrebbe diventare lo scopo della tua vita. Finora, finché non hai 25-30 anni, lo scopo della tua vita è il tuo corpo. È per questo, sai, specialmente in America è un'abitudine. Le persone vengono a dirmi: Sadhguru, ho fatto questo, questo. Dicono: perché hai fatto una cosa così stupida? Sadhguru, avevo solo 18 anni. Non sapevo che a 18 anni bisognasse essere stupidi e poi si diventasse più intelligenti e prima di morire sei davvero intelligente. Questo è sciocco, credimi. Devi diventare furbo presto. È molto importante. Questo è semplicemente perché investi te stesso in cose che tu crei. Essere coinvolto con la vita non è un problema. Ma quando dico investito, voglio dire identificato con cose che tu crei. Quando sei identificato con cose che tu crei, allora tutta la creazione fantastica che è qui e per la quale non c'è paragone ovunque, perché non c'è un altrove, è questo, ma tu lo mancherai completamente, perché i tuoi pensieri, le tue emozioni, le tue idee, le tue filosofie, le tue credenze o gli schermi del tuo telefono ti manterranno sempre occupato
Non vedrai mai la realtà per ciò che è. Quindi il lavoro del guru è un lavoro mondano, molto semplice, di farti vedere quel che è lì, sempre lì. Non è come se tutto a un tratto c'è una cometa. No, non è così. È sempre lì. Come mai gli idioti non lo vedono? È una bella domanda. Come mai non vedono ciò che è sempre lì? Sai, c'è una storia. È una lunga storia. Hai un pedigree illustre per la tua ignoranza. Perché sai, è successo nel Mahabharata. Qual è la natura di questa verità di cui parli? Dov'è? È qui? È qui? Dov'è? Krishna rise su un campo di battaglia. Rise e disse: la verità suprema sulla tua vita è sulla punta del tuo naso. Quindi molte persone fanno così. Hanno cominciato a focalizzarsi sulla punta del proprio naso. Se ti focalizzi sulla punta del tuo naso, entro 3 minuti ti verrà un bel mal di testa. Se sei cinese o giapponese o vietnamese, anche in 1 minuto. Ti sta dicendo che è la cosa più ovvia, non sta dicendo che si trova sul tuo naso. È la cosa più ovvia, è qui. Fosse lì, potevamo correrle dietro, potevamo fare una corsa in quella direzione e trovarla. Invece è qui, sempre. Dentro, fuori, la stessa cosa. Quindi sottolineare questo, sebbene sia così facile, le persone lo rendono così complesso. C'è anche una tradizione di persone. Vedi, i guru morti sono dei buon guru. Sì o no? Perché se trovi un guru morto, puoi muoverlo, spostarlo come ti pare, farlo molto gentile, dolce. Non solo questo, puoi anche descriverlo che fa dei viaggi astrali nelle nuvole. Accade, ci vogliono 200-300 anni e poi accadono ogni tipo di miracoli. Però ti dico, io sono un guru molto ordinario, un essere molto ordinario. Sono sempre consapevole di far sì che nessuno mi percepisca mai come speciale. Questo significa un po' più ordinario degli altri, sempre consapevole di questo. Per questo motivo alcune persone possono pensare che io sia straordinario, ma è il loro modo di guardarlo. Io sono molto ordinario, più della maggior parte delle persone. Non cerco mai di essere speciale. Perché ti dico questo? Cercare di essere speciale o comportarsi in modo speciale significa che in qualche modo il creatore ha fatto uno sbaglio con te. Devi aggiungere cose extra. Chiedono più volume. Devi aggiungere qualcosa di extra. Almeno un alone. No, oggi no, non l'hanno messo. Qualcosa di extra. Non hai bisogno di niente di extra. La vita è venuta pienamente sviluppata.
assolutamente sviluppata. Ogni vita. Quando si tratta di prodezze fisiche, quello che una persona può fare, l'altra potrebbe non essere in grado di fare. Quando si tratta di capacità intellettuale, ciò che uno può fare, forse l'altro non può fare. Ma quando si tratta del processo di vita, ciascuno è venuto pienamente sviluppato. Se parliamo di processo spirituale, tutti hanno le stesse possibilità. È semplicemente che alcuni sono forse un pochino meglio orientati e per questo motivo potrebbero trovare più velocemente dei risultati, oppure potrebbe essere semplicemente questo. Alcune persone cercano di imparare dal guru, possono continuare, ci vorranno vite. Come ho già detto, in questa vita, se vivo abbastanza e faccio del mio meglio, cioè questo significa 7 giorni a settimana, se faccio tutto questo, probabilmente condividerò il 2% di quello che ho percepito. Se faccio il 2%, deve essere fantastico. Quindi se tu impari, è un processo molto lungo. Alcuni si avvicinano e abbracciano il guru. Per questo motivo hanno la piacevolezza dell'esperienza, vivono con gioia e con pace, non importa che accade nelle situazioni fisiche della loro vita, perché hanno toccato la grazia. Però qualcuno viene e si dissolve in esso, perché il guru è un po' come un acido, come puoi vedere sempre sotto acido. Puoi dissolverti in esso. Se il tuo cuore batte per il tuo guru, o il tuo respiro ha il profumo del guru, oppure il tuo guru ha il sapore della tua libertà, ti rimane solo questo. Il guru può essere il tuo respiro, il tuo battito del cuore o la tua liberazione. La scelta è tua. Puoi godere di alcune cose. Di alcune cose la natura è tale che diventi parte di qualcosa. Non lo puoi godere, ma è così. Quindi come approcciarsi a un guru? Come ho detto, puoi imparare a inchinarti dalla distanza, puoi imparare, puoi abbracciarlo o puoi dissolverti. Oggi è Guru Purnima, la scelta è tua, qualunque scelta fai, io sono con te. Non insisto questa via o l'altra via. Come ho detto, non sono qui per portare filosofie, per creare ideologie, creare una nuova religione, no. Creare un'atmosfera forte prima di andare via, per creare spazi immensi di acido in cui le persone possano venire a dissolversi e diventarne parte. So che l'acido è una parola negativa, posso dire solvente, ma sai, io sono impegnato a usare sempre una terminologia negativa, perché se dico una terminologia positiva, le persone fanno volare le proprie allucinazioni. Perché le persone fin dall'infanzia, nella maggior parte delle culture, vengono nutrite di paradisi, angeli, se viene il guru o un saggio volerà e non camminerà mai per strada. E cose incredibili. E ti ho anche detto di un saggio che non fa i bisogni. Niente del simile.
una persona ordinaria, molto ordinaria, più ordinaria della maggior parte delle persone. Infatti, durante il movimento Salva il Suolo, ho continuato a dire a tutti, molti leader erano stupiti, ministri dell'agricoltura, dell'ambiente, funzionari, mi dicevano, Sadhguru, come sai questo o quello? Io sono un verme. Non posso intellettualizzare le cose, ma posso dirti che funziona così perché sono un verme. Solitamente chiami un verme quando pensi che siano la creatura più bassa, ma in realtà, quando chiami qualcuno un verme, li stai elevando in uno spazio, dici sei la fondazione della mia vita. Tu non lo sai, pensi che siano bassi, ma stai rendendo giustizia al fatto che siano la fondazione della mia vita. Nel XXI secolo, qual è il vantaggio di essere illuminati? È successo questo. Questa potrebbe essere la mia bisnonna. Una donna di 108 anni le fu chiesto qual è la cosa migliore di avere 108 anni. Lei disse, nessuna pressione da parte dei pari. Nessuna pressione da parte dei pari. Quindi come gestire i tuoi sogni, se non impari a gestire i tuoi sogni con leggerezza, come un gioco, se ti identifichi e ti investi nei sogni come se fossero realtà, per coloro in tutto il mondo, immagino che sia notte e penso che parliate dei sogni che tu hai in questo momento. No, parlo di qualsiasi cosa che pensi, dei tuoi processi di pensiero, di emozione, sono sogni. Può sembrare non tanto gentile, Guru Purnima è il mio giorno, posso dire quel che voglio, giusto? Immagina che vai a dire a qualcuno, veramente, sei al liceo e dici ti amo. Quello è un sogno. In realtà, in India, quando dici, le persone dicono è moi, cioè è un sogno, un'illusione. Sei tu che lo crei nella tua mente. Ora le tue emozioni si legano al processo di pensiero e boom, diventa più reale dell'universo intero. Sì o no? È vero? Ricordi quella ragazza? Sì? Ci sei, ti ricordi quella ragazza al liceo? Era più reale del cosmo, non è vero? Questo è moha. Questo significa la tua mente sta creando un'illusione per portarti da qualche parte. Ha il suo scopo, non ne voglio andare a parlare adesso. Essenzialmente la natura vuole che tu faccia certe cose perché ha il suo scopo. Ha lavorato così duramente attraverso il processo evolutivo, da un animale di una cellula a fare una vita così complessa. Non vuole che tutti voi diventiate illuminati e state seduti fantastici così. Vuole che attraversiate il processo, i lavori in corso. Deve arrivare il prossimo scaglione di persone, ha il suo scopo, quindi tutto a un tratto. In India ci sono nomi, Chandramukhi significa che è come la luna. Se qualcuno ha il viso come la luna, deve essere molto. Non ha importanza. Essenzialmente cerchiamo di dire che è più bella della luna.
e sembrerà ancora più bella di qualsiasi cosa nell'universo, perché la natura ha un modo di gestire i tuoi sogni in un certo modo che ti fanno chiedere, che ti fanno pensare che ecco, è qui. Se diventi illuminato o per l'altra persona, o a volte da te stesso, se sei intelligente, oppure a volte ci vogliono tanti anni e poi capisci lentamente, oppure sei lì sul letto di morte, tieni la mano e pensi è questo, ma devi capire che nessuno viene con te, sei solo tu che vai. Quindi non cerco di sminuire gli amori delle persone, i loro desideri per l'altro sesso, va bene, però dico devi fare queste cose con leggerezza, solo allora avrai l'energia necessaria per esplorare qual è il nucleo della tua vita. È sbagliato fare questo e questo che consideriamo vita? No, non c'è niente di giusto e sbagliato, va tutto bene, puoi fare tutte queste cose, ma dovresti perderti nel tuo sogno. Il problema è che potresti perderti nel tuo sogno e la cosa peggiore è che potresti anche trovare la via nel tuo sogno. Se trovi la via nel tuo sogno, ti perdi veramente. È successo questo. Una mattina, una giovane donna si è alzata e ha detto al marito John: sai, ho fatto un sogno questa notte. Davvero, baby, qual era il sogno? Sai, nel mio sogno, il mio giorno, il mio compleanno, mi offrivi una collana di perle. Che ne pensi? Lui disse, il tuo compleanno è dopodomani. Aspetta, lo saprai cosa significa. Allora lei aspettava per la serata che lui tornasse e lui arrivò con una bella scatola, bella impacchettata, e la diede. Lei la aprì, strappò tutto e guardò, c'era un libro, Il significato dei sogni. Siccome oggi è così, vedo tante persone anche intorno a me che lo fanno, sono diventati tutti paranoici sulla propria salute, fanno analisi mediche. Qualsiasi dottore non saranno d'accordo perché hanno letto questo e quello su internet. Abbiamo qualche problema con le persone, li mandi dal miglior dottore e il dottore dice questo è il problema, no, su internet ho letto che è questo e questo. Ho la malattia più strana del mondo e tu non la capisci. Quindi questi dottori dell'internet, così. Ci sono anche guru spirituali così, anche tu lo fai un po'. Ciascuno di voi un po', perché tutto questo gergo che va avanti da centinaia di anni o migliaia, tutti questi termini che vengono utilizzati. Una cosa molto importante è che devi togliere tutte le impurità dalla tua vita, devi diventare puro. Come? Gli ultimi 2 anni ti immergi nell'alcol. Qui nel Tennessee le persone lo fanno dentro e fuori da tanti anni. Ma anche le persone che non mangiavano, che non bevevano mai alcol, che negli ultimi 2 anni molte persone lo facevano per la pandemia. Quindi come togliere tutte le impurità e diventare
puro, liberarsi dell'odio, del risentimento, della paura. Prova, accomodati. Se provi per milioni di vite, non se ne andranno perché non esistono. Sei tu che le crei. Sei tu che le crei. Dopo un po' potrebbe diventare un'abitudine. Vedi, prova questo. Per i prossimi 3 giorni, tutti voi fate così. Ogni 5 minuti fate così. Vedete, il 4° giorno non devi più farlo, accade da sé. Perché il corpo e la struttura mentale del corpo hanno un modo di apprendere e di fare le loro cose dopo un po'. In questi giorni tutti gli atleti e altri la chiamano memoria dei muscoli. Potresti anche avere dei muscoli nel cervello, può accadere. Piove troppo per voi? Come siete bravi seduti così, il mondo dovrebbe vedervi che vi state bagnando sotto la pioggia. Then the customer opened the package. Shankara Pillai disse: uno era marcio, quindi invece di buttarlo, l'ho fatto io. Sono tutti trucchi che non hanno mai funzionato, ma continuano ad essere usati da sempre. Non cercare di diventare esente da frustrazione, risentimento, odio. Se energizzi questo, se lo illumini, traboccherà con una qualità diversa. L'inondazione porterà via tutto. Invece di cercare di liberarsi di questo, non funziona mai perché non esiste. Sei arrabbiato ora? Allora come liberarsene? Provi risentimento? Come liberarsene? Quando c'era il tuono? Ok, ma adesso hai paura? Allora come liberarsene? Come liberarsi di qualcosa che non è qui? Qualsiasi esperienza tu abbia di solito è perché hai investito tempo e energia, quindi è accaduto. Se trovi qualcosa di più spettacolare, tutte le piccolezze nella tua vita non scompariranno? Devi solo fare questo. Sto parlando di questo quando dico consapevolezza. Se trovi questo, tutte le altre piccolezze, le tue attrazioni per il cibo, le bevande, non che tu non possa avere questi piaceri, ma non saranno granché, saranno lì. Ma una volta che trovi qualcosa di più spettacolare, tutte le altre cose scompariranno. È qui che dovrebbe essere il tuo investimento, fare in modo che tu lo tocchi ora, in questa vita, non in un altro momento. In questa vita deve accadere. Ho promesso che avrei risposto a delle domande. Abbiamo forse 30 minuti, facciamolo. Mm-hmm.
Innanzitutto le persone che sono online non si bagnano neanche. Sono contento che avete tutti capito. Non sapevo che le persone a Mumbai non avessero niente da fare. Di solito sono molto occupati. Avrai modo di passare il tempo. No, è il tempo che ti uccide. È il tempo che ti uccide. Non sei mai tu che uccidi il tempo, che passi il tempo. Ti trovi a Mumbai e sai tutta la polemica su Kali. So che ha natura politica, ma adesso che si tratta di Pali, lasciatemi dire cosa vuol dire Kali. Significa che è il tempo. Tutti quei teschi intorno al suo collo. Voglio che tu capisca che questa immagine di Kali, così feroce, la regina delle battaglie, che taglia le teste dei demoni, ha solo pochi anni, ma esiste da diversi millenni, quindi sono delle immagini più recenti, negli ultimi 200-300 anni. Sono tutte influenze esterne che sono accadute, ma essenzialmente Kali significa tempo. Anche il tuo teschio un giorno sarà appeso al suo mala, perché è il tempo. È Mahakali. Per questo motivo il tempo danza, non si ferma mai. Puoi fermare il tuo orologio, il tempo non si fermerà. Solo gli americani portano un'ora avanti e indietro una volta l'anno. Altrimenti scorre via. Una volta ho fatto un viaggio nel tempo. Non sono una persona ordinaria. In tutto il mondo aspettano che il guru dica qualcosa di saggio, ma sono qui che scherzo, perché questa è la saggezza della vita, che non diventi così dannatamente serio della tua esistenza. Scherza un po'. I ragazzi lo intendono in modo diverso. Non parlo di quello, parlo di te stesso. Renditi un po' uno sciocco, ti trovi su questa palla di fango nel mezzo del nulla e quante cose pensi di te stesso e quanto importante diventi quando sei solo un granello. Sia in termini di spazio che di tempo, occupi un granello di questo cosmo. Quindi Kali rappresenta sia il tempo che lo spazio. La parola Kali significa Kala, cioè tempo. Kala significa anche lo spazio o il vuoto. Quindi c'è solo un termine nello yoga per sia spazio che tempo, perché non li vediamo diversamente. L'intelletto moderno che cerca di vedere in questo modo, siccome c'è spazio, siccome c'è un punto A e un punto B, ci vuole tempo per percorrere questa distanza. Perché vedi così? Ma siccome c'è tempo, c'è la possibilità di punto A e punto B. Lo dico, puoi vederlo così. Quindi non vediamo come due cose diverse. Puoi continuare a dire quale arriva per primo, il tempo o lo spazio.
l'uovo o la gallina. La saggezza della vita è così. Un giorno Shankara Pillai, c'era una riunione di compagni dell'università, andare in un grande ristorante dove tutti gli amici, quando ci sono queste riunioni, devono parlare a voce alta. Perché entro 10 minuti saranno quasi ubriachi, quindi devi parlare a voce molto alta per far sì che i tuoi cosiddetti amici, che non ti sei visto per 15 anni, però siete migliori amici. Quindi tutti occupati a bere, a parlare. Shankaran Pillai, tutti avevano ordinato ogni tipo di cibo, lui aspettava, aveva fame. Non gli interessava tanto la conversazione, perché sapeva che quando era all'università dicevano sciocchezze. Ora le sciocchezze maturano. Vedi, ascolti i tuoi figli adolescenti, parlano e dicono di che assurdità parlano, senza sosta. Ma se ascoltano le tue conversazioni, dicono sono delle assurdità incredibili, perché vedono che le loro assurdità sono maturate, non nessun grande cambiamento, le stesse cose che prendono forme diverse. Quindi Shankaran Pillai stava seduto lì, aspettava il cibo. Poi ci fu questo dibattito, prima l'uovo, prima la gallina. Grande dibattito, quasi quasi litigavano per questo. Allora qualcuno disse a Shankaran Pillai, allora perché non dici nulla? Prima l'uovo, prima la gallina? Shankaran Pillai guardò così e disse, quello che è stato ordinato prima arriverà per primo. Quindi, signor Prakash, è il tempo che ti sta uccidendo, non sei tu che puoi ucciderlo. Non c'è niente che puoi fare sul tempo, non puoi usarlo, non puoi ucciderlo. Puoi far uso di te stesso o puoi uccidere te stesso, questo puoi fare. Quest'anno hai fatto il viaggio Salva il suolo. Hai parlato dei viaggi degli yogi nel mondo. Fai anche qualche lavoro mistico oltre che sociale in questi casi? Adesso, siccome abbiamo parlato di uovo gallina, ora pensano di uova. No, non parlano di questo. Negli Stati Uniti un uovo significa colazione, sfortunatamente. Un uovo significa un uccello potenziale, sì o no? Immagina che vai in una società di cannibali o una tribù. Ti guardano e dicono, ah, questa colazione, questo per pranzo, quello per cena. Ci siete? Questo non significa che diventi pranzo o colazione. Lo diventi se sei nel posto sbagliato. Allo stesso modo, sfortunatamente, per questi uccelli. Se dici uovo, tutti pensano colazione. In che modo li vuoi? Oppure in padella, alla coque,
Nessuno pensa che significa uccello, un uccello possibile, una cosa viva. No, Now somebody will be arguing, no, the no. human eggs we eat are not fertilized, I know all that, but why did you allow them to fertilize? Because you Ma raised them perché for food. non hai permesso di essere fecondati? Perché li hai messi in gabbia? Lascia stare. Quindi Mark parla di altre uova, cioè investi. Un uovo significa che è contenuto, è una vita contenuta in un contenitore che a un certo punto si schiuderà. Quando guardi un uovo, non puoi credere che potrà avere delle piume e un giorno volare. Sembra aerodinamico, però non sembra poter volare così. Eppure, che cosa ne esce? Avrà delle piume e accadrà tutto. La prossima volta che mangi il tuo uovo, devi vedere l'uccello. Un uccellino che cerca di uscire da questi liquidi. Non c'è niente di sbagliato, devi vedere la realtà e poi mangerai con una certa reverenza. Adesso pensi che è solo cibo, no? È vita. Sfortunatamente dobbiamo mangiare. Quindi almeno. Quindi Mark, dalla California, non parla di galline e uova o di uova, parla di uova mistiche, cioè tu deponi qualcosa da qualche parte affinché si schiuda più tardi nel futuro. Ci sono molti luoghi così, in cui vengono deposti potenziali spirituali, perché durante la vita non possono schiudersi e più avanti qualcuno che avrà il senso di ricerca ne farà uso. L'India è piena di questi luoghi. Abbiamo trovato alcuni luoghi così negli Stati Uniti. Troppi cambiamenti negli Stati Uniti, però potenzialmente vivi. Quindi adesso chiede se io ho deposto queste mie uova. Vedi? Qualunque sia la natura della tua esistenza, ovunque tu vada, per qualsiasi scopo tu vada, la natura fondamentale della tua esistenza non se ne va, sarà comunque lì. Quindi vedrai. In alcune parti dell'America del Nord e dell'Europa e anche in Arabia, vedrai. In un anno o due si schiuderanno delle cose, vedrai sicuramente. Domande? Hai capito? Per coloro che non hanno sentito, è andata via la luce proprio in questo momento. Ti abbiamo dato un assaggio, non vedrai niente. Perché il guru è associato con Purnami? Questo Purnami, come ho detto, è il giorno in cui Adiyogi, che in quanto yogi, fu quasi obbligato a diventare un guru, quindi scelse un giorno propizio. Se vuoi sederti in uno spazio aperto e parlare alle persone, sceglieresti un Purnami o Anamavasya? Naturalmente. Non è l'unica ragione, ma come ho già detto, anche la spinta gravitazionale è tale che le persone sono più ricettive quel giorno.
Amavasya invece è il contrario. Quindi è negativo? No, va benissimo per alcuni scopi. Ma non per farti star seduti così e farti parlare, ascoltare all'aperto. Per questo Purnami va bene. E soprattutto è il primo Purnami di quello che chiamiamo Sadhanapada, cioè dopo il solstizio d'estate, il primo Purnami o la prima luna piena, per via del cambiamento che accade nell'allineamento planetario, uno yogi si rigidisce un po'. Tutte le forme di vita si rigidiscono, il tuo stesso corpo lo fa. Che tu lo noti o no è l'unica domanda. Ma quando attraversi il solstizio, il corpo farà piccoli aggiustamenti. Per fiorire bene le nuove condizioni che stanno accadendo, perché il pianeta è influenzato dal Sole e dagli altri pianeti, e questo due volte l'anno cambia, come solstizio d'estate e d'inverno. Quel giorno, quando fa questi cambiamenti, lui nota che queste sette persone sono sempre lì dopo tanti anni. Se chiudo i miei occhi e sto meditando e me ne vado per tante ore, se apro gli occhi, se siete sempre qui, non sarete qui. Bene. Anche lì solo sette aspettarono. Quando fece quegli aggiustamenti in sé, ne uscì e vide e c'erano sempre sette persone che aspettavano. Quell'anno, il giorno del solstizio e la luna piena cadevano lo stesso giorno, come è accaduto uno o due anni fa. Allora decise che aspettavano da tanti anni, senza che lui dicesse una sola parola o mostrasse il minimo interesse in loro. Loro aspettavano. Allora vuol dire che avevano realizzato la possibilità, non se ne sarebbero andati perché avevano realizzato la possibilità, non erano venuti per intrattenimento, sapevano cosa li attendeva. Quindi decise, ok, e diventò un guru, il primo guru, Adi Yogi diventa l'Adi Guru questa notte. Quindi era un Purnami ed è meraviglioso. E anche il modo in cui la tradizione si organizza in Sadhanapada, cioè da qui in poi, tutti gli Amavasya sono importanti perché si fa Sadhana. Deve accadere, tutti i Purnami sono importanti perché accade questa fioritura. Ce ne sono molti importanti. In quella parte, che è la parte settentrionale, qui siamo nella parte meridionale, è importante, perché il sole si trova nel posto diverso. Quindi la luna diventa importante. Devi guardare un po' la geometria di tutto questo e vedrai che questo ha un senso ed ha anche un valore, perché è così che la vita, ogni vita risponde. Risponde in questo modo. Quindi Purnami non è solo per il guru, è per la fioritura. Quindi Guru Purnima, Buddha Purnima, eccetera. Tutti questi suggeriscono l'illuminazione. Buddha Purnima è il giorno in cui il Buddha ebbe l'illuminazione. Molti saggi e seri furono illuminati o se ne andarono in quel giorno. Un numero incalcolabile. Queste cose accadono più spesso in queste notti. Viene visto come un giorno di fioritura, invece che di lavoro duro su te stesso. Quindi Guru Purnima, Guru Amavasya. Guru significa colui che allontana l'oscurità, quindi Purnima è meglio. Amavasya è il giorno più scuro.
Mi sento molto vicina, al tempo stesso molto lontana da te. Come mai? Dove vivi? Come faccio a mantenere questa vicinanza? Hai amici qui fuori? Spero che tutti abbiano sentito la domanda, anche coloro che sono lontani. La domanda è: mi sento vicino e al tempo stesso mi sento molto lontana da te. Come faccio a rimanere vicino? La vicinanza e la lontananza non possono essere misurate fisicamente. Vedi, in questo momento sono seduto qui in quanto persona. Ma tu non sei qui per la persona. Non devi venire qui a sederti sotto la pioggia per vedere una persona. Che senso ha? Ci sono tante persone ovunque. Quindi ci sono due aspetti in te. Uno è il tuo essere, cioè chi sei veramente. L'altro è il tuo corpo, il tuo pensiero, le tue emozioni, le tue sistemazioni sociali e questi accessori. Quando ti investi, investi te stesso in questi accessori, ti senti lontano, perché sembro non essere visibile, ma se stai seduto semplicemente come essere, io sarò lì con te, non c'è dubbio. Perché? Quando si tratta dell'essere, questo essere e quell'essere non esiste. C'è solo un essere. C'è solo questa persona, quella persona, questo corpo, quella persona, questa mente e quella, questa assurdità e quella. Ma c'è solo un essere. Hai catturato un po' e pensi che sia tuo. Nel momento in cui pensi che sia tuo, non lo hai più. Quindi, quei momenti in cui sei meditativo, quei momenti in cui senti dell'amore, in cui sei molto gioioso, senti che Sadhguru è proprio qui. Quei momenti in cui stai lì, Sadhguru sembra in un altro mondo. Dov'è? Dov'è? Perché non mi aiuta? Ho problemi finanziari. Non sempre in America, non sono la mia ragazza è drogata e se ne va. Perché Sadhguru non fa qualcosa? Quindi devi solo muoverti verso il tuo essere. Dico il tuo essere. Non bisognerebbe anche chiamarlo il tuo essere, diventa più un essere e vedrai la luce e la guida che tu chiami Sadhguru, è lì, ogni istante della tua vita, ti sei investito nei tuoi sogni, in altro. Sai che non sono parte del tuo sogno e non c'è bisogno che io lo sia. I tuoi sogni li fai andare, ma quando ti investi in questo, guardi in una dimensione diversa. Quando guardi in una dimensione diversa, sembra lontano. Vedi, adesso guardi da questa parte, sono qui. Se ti giri, dove sono? Devi fare tutto il giro del mondo e tornare. Ecco quanto è lontano. Quindi la tua esperienza di essere vicino e lontano è solo così. Quando guardi qui, sono qui. Quando guardi dall'altra parte,
devi circonnavigare tutto il pianeta. Please, microphone, maintain some gender parity. Maintain some gender parity. Yeah, the ladies are grabbing the microphone all the time. Namaskaram, Sadhguruji. Namaskaram, Sadhguru. Could you dance no, with I'm us? I'm just reminding the ladies, it's only a microphone, it's not a phone. È un microfono, non è un telefono. Could Dimmi. you dance with us tonight? Potresti danzare con noi questa sera? Possiamo... Facciamo venire un po' di pioggia per ballare. Namaskaram Sadhguru. Namaskaram Sadhguru. After your 100-day journey through... Dopo il tuo viaggio di 100 giorni attraverso l'Europa e il Medio Oriente. After your 100-day journey through Europe, Middle East and India. E l'India per salvare il suolo. Quali sono i tuoi progetti per gli Stati Uniti e il Canada? E come gli amici della Terra qui possono aiutare? Quando dici sono un amico della Terra, perché dici Stati Uniti e Canada? Sei un amico della Terra? Un amico della Terra significa che in qualche modo comprendiamo che andiamo oltre le nazionalità. Quindi se sei un amico della terra, che importanza dove ti trovi? Come ti ho già detto, dopo queste settimane andrò nell'America del Sud, nei paesi dei Caraibi, poi in Europa. Queste nazioni stanno guardando con attenzione come appropriarsi di salva il suolo. Sono delle nazioni che non hanno molte capacità scientifiche, quindi ci stiamo occupando di creare un comitato di 25-30 membri che possano sostenere queste nazioni. Alcune, quando sono stato lì, ci hanno anche proposto di offrirci un'isola dove possiamo dimostrare come diverse culture importanti per quella nazione possano crescere in modo rigenerativo senza distruggere il suolo. Come possiamo farlo? Quando dico in modo rigenerativo, non voglio dire in modo fanatico. Inserire il contenuto organico nel suolo è l'aspetto primario della rigenerazione. Quando parli del tuo giardino puoi dire non metto niente, ma se parli di nutrire 8 miliardi di persone non parli così. Devi innalzare il contenuto organico e allora l'apporto chimico si ridurrà. E questo in 6, 8, 10 anni potrebbe ridurre. Se lo fai lentamente ce ne potrebbero volere 20, 25. Ma nessuno può dire il contrario, che il contenuto delle sostanze chimiche si ridurrà con l'aumento del contenuto organico. Questa è la via, se vogliamo farlo senza sconvolgere la cultura sul pianeta. Per darvi un esempio, se domani smettessimo ogni fertilizzante, totalmente, perché tu hai un'idea così fantasiosa in merito, la produzione calerebbe del 25%, questa è morte. Quindi non parliamo in maniera irresponsabile, è importante che innalziamo il contenuto organico, ci devono essere politiche, incentivi devono essere offerti. Sto parlando dei gruppi diversi di persone, industrie, imprese, tante persone diverse, per vedere come possiamo compensare queste nazioni. Vogliamo sceglierne una nei paesi caraibici, una in Africa e una in India, latitudini diversi, tipi di suoli diversi, per fare delle dimostrazioni che questo si può fare in modo efficace in 3-4 anni, così che i governi si muovano velocemente. Se si muovono da soli, bene, altrimenti
Vogliamo che ci siano dei fondi privati che almeno compensino il 50% degli incentivi che vanno ai coltivatori. Se il 50% viene dato da noi, il 50% possiamo chiederlo ai governi e farlo implementare rapidamente, altrimenti il problema è che tutti sono inclini. Non ho dubbio che il mondo si muoverà nella direzione del salva il suolo. È solo una questione di velocità. Lo faremo ora o lo faremo domani? Domani è un luogo delicato perché non viene mai. Verrà posticipato finché non ci saranno dei disastri notevoli. Questo è il problema umano. Non aspettiamo che i disastri accadano e poi piangiamo e ne facciamo dei drammi, dei film, ci lamentiamo. No, dobbiamo occuparci dei disastri. Quindi stiamo vedendo, se siete competenti per farlo, abbiamo bisogno di un team forte di persone che possono viaggiare, fare cose. Non posso andare in ogni nazione del mondo continuamente come sto facendo, ma ci sono molte cose, ma fra poco ci sarà il G20 qui in India, a partire dal mese di dicembre per un anno. Quindi ufficialmente facciamo parte di questo fra i 130 incontri durante l'anno. Una trentina di incontri, noi ne faremo parte ufficialmente, sicuramente avrà un impatto sul G20. Tutto questo ha bisogno di sostegno. Abbiamo progetti spirituali, stiamo aumentando i progetti che si erano fermati durante il Covid, ora stiamo ricominciando i programmi, ci sono eventi spirituali, infrastrutture spirituali che vengono costruiti, salva il suolo è molto importante. Molti voi che avete le competenze necessarie possiamo formarti per questo. Abbiamo bisogno 50-100 persone che vengono da tutto il mondo, dall'America del Nord, se ne abbiamo 100 che vogliono dedicare almeno 3-4 ore al giorno e quando devono viaggiare da qualche parte, potremo coprire queste spese, ma non possiamo darvi uno stipendio, ma almeno 4 ore al giorno, se puoi dedicare a questo, possiamo farlo accadere, davvero accadere sul terreno. Ma ho bisogno di queste persone. Allora, vengono o no? Sono tutti gatti che scapperanno. Sai che i gatti non sono tanto affidabili. Namaskaram. Ladies first, I guess. Namaskaram Sadhguru, my name is Durgesh Nandini. I have a question, Ho but una there are domanda. certain rituals which are Ci sono important alcuni in Indian rituali che culture, sono but importanti Chinese nella not. cultura indiana quando Firstly nasce un is we bambino. name him La using a prima particular cosa name. lo Secondly, chiamiamo in un certo after modo. during the sixth day, Poi il we say sesto that giorno, his journey or diciamo his che il suo history is viaggio o il honorary. suo destino We call it as Chetty Puja. è So I wanted scritto. to know the Vorrei significance of sapere il this significato di and tutto how ciò. does his name E in che and modo that il particular nome date's puja e questo impacts his puja, journey. Because ha when un I take impatto my sul suo name as Durgesh viaggio? Nandini, Perché it quando vedo il mio echoes nome and I want to mi know the dà. reality of it. Vorrei che tu mi spiegassi. In India ci sono rituali e processi. Sfortunatamente molti di loro sono diventati solo rituali, ma se li guardi con attenzione c'è una certa profondità, nella maggior parte almeno. Il rituale inizia con il matrimonio, ce n'è uno per la concezione, un rituale a diversi stati della gravidanza, per il parto e ogni giorno ci sono alcune cose quando nasce. Il bambino quando viene nutrito dal seno, quando mangia, quando inizia l'istruzione, c'è un rituale. Perché un bambino umano è venuto non completamente formato, non sei venuto come altre creature. Escono dal ventre della madre e dopo 3-4 giorni corrono in giro.
Ma un umano, un bambino umano non è formato, devi formarlo per bene, non diventerà granché altrimenti. Questo non significa solamente dare cibo, significa dare nutrimento in molti modi diversi. Se facciamo questo in una certa società, produrremo molti grandi esseri nel mondo, questo è sicuro. Ma ci vorrà un certo livello di impegno, di dedizione a questa nuova vita. Per questo dico alle ragazze che se non siete impegnate, se volete fare altro, fatelo. In questo momento non mancano gli esseri umani. Puoi anche non avere bambini, a meno che tu non sia pronto a mettere la tua vita per 18-20 anni per questo. Se non è possibile, perché? A meno che tu possa produrre una vita migliore di te, non dovresti farlo. In alcuni modi, almeno la prossima generazione dovrebbe essere un passo di fronte a te, se non puoi farlo. Non è solo dal punto di vista biologico, è nel modo in cui formi un bambino. Non significa dare morali, valori, etica, no, energicamente. Puoi. Non voglio entrare nei dettagli di questi rituali. Alcuni vengono fatti nel tempio del Devi, possiamo portarli anche qui, però le persone devono essere formate. Chi sono questi gatti che fanno? Ci vogliono persone molto dedicate per i rituali, per la nascita di vita e per la morte. Vogliamo formare le persone, ma dove sono? 2 giorni qui e lì. No, non può funzionare così. Ci vuole un investimento di energia e di vita per far accadere queste cose. Ci sono dei gatti qui? Ti ho detto, i gatti non sono affidabili, se ne andranno quando vogliono. I cani sono più affidabili. Se sei una di queste persone, l'anno prossimo potremmo iniziare un processo di formazione che potrebbe essere fatto qui. Potremmo anche aiutarvi a creare degli spazi dove farlo, perché tutti non possono venire qui, potrebbe essere fatto ovunque, la sola cosa. Vogliamo un'integrità assoluta. Questo è il problema col rituale. Quando sei in grado di avere un effetto sulla vita di qualcuno in qualche modo, allora è estremamente importante che tu abbia un certo livello di integrità, altrimenti diventa fonte di sfruttamento. Questo accade tradizionalmente. Sono diventati così corrotti, tutto è diventato commerciale. Per questo motivo, le persone hanno buttato il bambino con l'acqua sporca e anche i rituali per via di questa corruzione. Dovevamo buttare via la corruzione e mantenere il processo, ma le persone non riescono a fare la differenza, quindi questo è accaduto. Possiamo rifarlo, però mi dovete mostrare che avete l'integrità. Se do uno strumento in cui puoi decidere la vita o la morte di una persona, che tu non lo userai mai male, se mi dai questa fiducia, ti posso formare. Le persone europee vogliono andare a dormire, non so quanto tempo ancora possiamo continuare. Le persone indiane si sono appena svegliate, non c'è problema. Tutto a posto? Se vado lì, la telecamera mi riprende? Coloro che si trovano online, ufficialmente adesso chiudiamo, per cui potete staccarvi se volete.
Shambho, 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 Shambho. Shambho, Shambho.
Shambho, Shambho, Shambho.
There are certain things you will know only by plunging in. Se semplicemente respiri questa energia, anche i processi fisici della vita potrebbero essere invertiti in molti modi. Parliamo di muoversi da quello che è mondano a quello che è mistico, dal logico al magico. Accelererà il viaggio verso la consapevolezza.